Ciao a tutti ragazzi e ragazze, cominciamo il mese di dicembre con questo video. Voglio mostrarvi una rivista letteraria che è abbastanza importante ed è Il Libraio. Il numero è ovviamente di dicembre, questa è una copia omaggio. Ecco la copertina e davanti troviamo appunto Malala, un libro che ha fatto molto discutere. Questa copia l'ho presa in omaggio quando ho comprato un libro della Tea. Sabato scorso, che era l'ultimo giorno degli sconti del 25%, e dopo a fine mese vi faccio vedere i regali che ho ricevuto a Natale insieme a qualche acquisto di questo mese. Allora, cominciamo subito. Già, ho fatto un video proprio col libraio molti mesi fa, perché non me lo faccio spedire a casa. Quando capita lo prendo in libreria, dato che c'è proprio la copia gratuita. Allora, l'editoriale. Iniziamo con il nuovo libro di Delfino. Ildefonso Falcones, la regina scalza. Io ancora non ho mai letto niente di lui. La cattedrale del mare, ancora no. Però, mai dire mai. E qui infatti abbiamo la copertina e la breve descrizione. Qui spero si veda bene e che ci sia abbastanza luce. Anche perché dopo, a fine video, voglio farvi vedere tanti altri libri. Però, dopo, vabbè, vi spiego più tardi. Oh, Marco Buticchi, io ne ho sentito parlare ed è anche qui sul libraio, il nuovo implacabile romanzo del maestro italiano dell'avventura, La Stella di Pietra. Voi che avete letto qualcosa di suo, se lo avete letto, vi è piaciuto, consigliate, perché voglio cioè voglio indirizzarmi verso libri di autori italiani, voglio vedere, voglio esplorare un po' questa parte. Io, diciamo, mi butto sempre su americani, autori inglesi, eccetera. Voglio sia, vabbè, autori esordienti, quelli ok, devo leggerli, poi li recensirò qui sul mio canale, già ce n'ho circa una decina, però voglio anche maestri del thriller, del giallo, eccetera. Se avete da consigliarmene, io sono contenta. Ho un'altra italiana, abbiamo Valentina Durmano, Acqua Nera, ha scritto Il rumore dei tuoi passi, ce l'ho, infatti è sullo scaffale lì, in attesa di essere letto. Poi abbiamo Dalla parte delle donne, volersi bene per difendersi meglio. Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, con la scusa dell'amore. Allora, qui abbiamo Valentina D'Urbano, eccola qui, e poi il libro di Michelle Hunziker, scritto a Giulia Bongiorno. Buongiorno, scusate. Ok, poi abbiamo Longanesi, Roald Dahl e lo zio Oswald, il nuovo libro della Skepler, L'uomo della sabbia. Cartenstroud, I confini del nulla, famoso per aver scritto Niceville. Quindi abbiamo dei suggerimenti molto interessanti anche da fare un regalo per Natale. Poi sempre Longanesi, Clive Cussler, se si pronuncia così. Oh, eccola, Malala. Io sono Malala, il libro della Garzanti, la mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne. Un tema a mio parere molto ma molto importante. E qui di seguito c'è brevemente di cosa tratta il libro, la storia di Malala. E ecco, no, pensavo ci fossero anche delle interviste. Ok, va bene. Poi abbiamo Jamie Ford come un fiore ribello, mi è stato mandato da Garzanti in attesa di essere letto e recensito. Ne ho talmente tanti che bisogna assolutamente già un po' velocizzare le letture, anche se non è facile perché ho quasi finito Il richiamo del cuculo io prima di te, ma sono talmente belli che li sto leggendo piano piano perché non voglio che finiscano. Ecco, abbiamo Andrea Vitali, Bibbia ce n'è una sola, Il mio disastro lo sei tu di Jamie Maguire, il fenomeno editoriale dell'anno. Dopo il successo strepitoso Uno splendido disastro, torna Jamie Maguire. Io non lo so, sono curiosa di leggerli tutti e due, quindi ecco la copertina. Li ho anche messi in wishlist, quindi se qualcuno... L'ho già disegnata per casa, sperando che i miei recepiscano quali sono i libri che vorrei. Poi abbiamo Garzanti libri, abbiamo diversi titoli: L'uno morchio, lo spaventapasseri, Quando eravamo fogli nel vento, Joan Harris, le parole di luce, eccole. Questo diciamo che è una rivista che dà suggerimenti se vi aggradano. Io purtroppo non posso leggervi anche la trama, se no altrimenti il video durerebbe una vita intera e poi devo farvi vedere tanti libri qui che ho vicino a me. Per un motivo preciso. Ok. Oh, Wolf Dorn, Il mio cuore cattivo. Questo thriller mi intriga parecchio perché ho preso... come si chiama? L'ho preso, sta qui dietro a me. Eh sì, La psichiatra, eccolo lì. E sono molto curiosa di leggerlo. Un altro libro che voglio leggere assolutamente
della Gorbaccio, cioè questione di dettagli, una storia di ragazzi di amicizia con un protagonista irresistibile. È molto interessante. Anche Incantesimo tra le righe, Volevo solo una vita tranquilla di Anna Talò. Questi sono alcuni suggerimenti della Corbaccio presenti qui in questa rivista. Bollati Volinieri, la donna del piano di sopra di Claire Messud, se si pronuncia così, si spera. E poi tanti altri suggerimenti. Vediamo, allora. Vediamo. Ah, poi c'è un inserto, infatti, qui di pochissime pagine che riguarda appunto i regali di Natale suggeriti dal libraio. Allora, abbiamo Fai bei sogni, Massimo Gramellini. Clara Sanchez entra nella tua vita. L'amore è un difetto meraviglioso. Non volare via di Sara Rattaro. Uno splendido disastro. Andrea Vitali. Papa Francesco. Donato Carrisi. Il dono del buio, scusate. Come la penso? Confessioni ultime. Il cofanetto di Harry, eccolo qui. Però non mi si sta chi la pagina. Eccolo qui, si vede. Spero che si veda bene. Il cofanetto di Harry. Con le nuove copertine e la nuova traduzione, purtroppo. Dico purtroppo perché, per mio parere, non si può sentire. Ecco, un libro che sto puntando da parecchio è quello di Kerstin Gier, Silver. Ecco, e mistero, amore, avventura e divertimento. Quindi mi aggrada parecchio. E quindi, questo era il numero di febbraio, queste sono anticipazioni di febbraio. Però dà diversi suggerimenti da fare come regalo di Natale, se voi siete interessati. Poi vediamo, come per magia, abbiamo 360, Guanda Editori, Luis Sepúlveda, storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Eccola qui, la trama e la copertina molto molto carina, devo dire. Ok, poi vediamo Guanda, ok, Nicorbi, Massimo Gardella. Io vorrei dirveli tutti, solo che dopo diventa un video lunghissimo, però io lo faccio almeno per darvi qualche spunto. Mitica Zia Jo con questo libro. Mitica, veramente, perché non delude mai. Io l'ho quasi finito e voglio sapere assolutamente come va a finire. Però me lo sto centellinando pagina dopo pagina perché non voglio che finisca. Cioè, da un lato non vedo l'ora, perché voglio sapere come si va ad evolversi e risolversi soprattutto il mistero per la modella Lulu. E da una parte mi dispiace perché finalmente leggere qualcosa di nuovo di Zia Jo è meraviglioso, assolutamente fantastico e strepitoso. Ok, poi ci avviciniamo verso la fine del libraio. Tim Bruno, Odissea, il regno di Caos. Questo è un nuovo romanzo fantasy, questo dovrebbe essere il suo secondo libro. Poi, Hope, gli dèi sono pronti a tornare sulla Terra, questo è sempre della Salani. Poi abbiamo, sempre della Tea, diversi libri. Vogliamo la favola, un libro illustrato per celebrare lo stile inconfondibile di Elisabetta II. Oh, Glenn Cooper, eccolo qui, mitico. Nuovo il suo libro, ho avuto la possibilità di parlarci su Facebook in inglese, è stata un'esperienza molto carina perché è disponibile a cambiare quattro chiacchiere. È veramente una persona che stimo tantissimo. Oh, poi pagina 54 c'è la mia tesora, la mia carissima amica Elisa. Proprio una intera pagina dedicata a lei, eccola qui. Io sono sempre più orgogliosa di lei, e ovviamente c'è la carezza del destino in primo piano. E sono sempre più orgogliosa e sempre più soddisfatta per lei, veramente. Si merita tutto questo enorme successo che sta avendo. Poi, sfogliando, andando avanti, abbiamo la Nord, la casa editrice, abbiamo Steve Barry, Ender's Game, James Rollins. 9.000 giorni e una sola notte, La caduta dei tre regni, La città degli angeli, Angelopolis, che è il seguito di Angelology. Poi abbiamo ultime pagine di Chiare Lettere, la casa editrice, Il cavaliere nero, Il canto del gallo, eccetera. E niente, concludiamo con Vallardi, la casa editrice, Impara l'inglese, Il kit del XXI secolo e I miei animali e l'altra famiglia. Questa è l'ultima pagina. Ma non da sottovalutare assolutamente l'ultima in assoluto, in retrocopertina, perché abbiamo 6 libri a 10 euro, prezzo speciale, sconto
fatto apposta in queste bellissime edizioni. Abbiamo Truppan Capote, Colazione a Tiffany, meraviglioso. Il Suggeritore di Donato Carrisi. Il Mondo di Sofia, che l'ho in wishlist, assolutamente spero che me lo regalino per Natale. Franz Schätzing, Il Diavolo nella Cattedrale. La Metà di Niente di Catherine Dunn. E Nelle Terre Estreme di John Krakauer. Eccolo qui. Quindi 10 euro. Ottimo prezzo secondo me per Natale, come idea, uno di questi sicuramente non sbaglierete, secondo me. Ok, questa era la rivista. In mezzo c'era questo librettino che contiene due estratti. Uno è di un libro che si chiama Volevo solo averti accanto, novità gennaio 2014 della Garzanti, e un altro Coetenzana della Longanesi che si chiama Dopo, sempre gennaio 2014, ecco, doppia parte. Ok, questa era la rubrica dedicata al libraio, che quando mi capita lo prendo e faccio il video. Poi ieri la mia adoratissima vicina è venuta e mi ha regalato un sacchetto pieno di libri suoi, tenuti in ottime condizioni. Lei non ha più spazio, li dà a me, così tra poco non avrò più spazio io. Ogni tanto devo chinarmi per prenderli, però ve li mostro molto molto volentieri. Allora, Sara Dunn, o Dunn, Una piccola felicità, tenuto perfettamente. E Gerusalemme di Andrea Frediani. Bene, questi sono i primi due. Scusate, ma io devo chinarmi un attimo. Poi abbiamo Louisiana di Maurice Denouzière. Io vedo che, cioè, già dalla copertina si vede che è un libro che ha molti, ma molti anni. Ed è bello anche avere edizioni particolari. Poi tenute benissimo, assolutamente. Cioè, non c'è da dirgli niente. E questa andrà a finire nella libreria nuova IKEA che ho preso un po' di tempo fa. Poi ci sono diversi thriller, da come ieri ho smerciato perché volevo assolutamente farveli vedere anziché tramite fotografia sulla pagina di Facebook. Ok, allora abbiamo Max Barry, Longland, è un thriller non global, eccolo. Poi abbiamo Hubert Cobbin, sì, Cadaveri senza volto, dopo devo levare queste etichette gialle piano piano. Poi abbiamo Sidney Sheldon, Hai paura del buio, mai, sen cioè, mai sentito, no, ti do parlare di lei, però non ho mai letto niente di suo. Eccolo qui. Poi abbiamo Ken Follett, Una fortuna pericolosa. Io di Ken Follett non ho niente, mi sembra. Ah no, ce l'ho, che dico? Ce l'ho, I pilastri della terra e il mondo senza fine, ce l'ho. Una fortuna pericolosa. Però devo ancora leggerli, ecco. Carol O'Connell, La strada delle anime perse, piace perché io di thriller ne ho davvero pochi e grazie a questa mia vicina ho la possibilità di leggerne. Allora, guardate che prendo tutti, altrimenti devo chinarmi. Eccoli qua. Allora, abbiamo Gianluca Floris, L'inferno peggiore, sempre un thriller, questa è la collana della PM. A un prezzo ottimo che era 6,50 euro. Eccolo qui. Poi, i Tudors, Scandali a corte, eccezionale 4,90 euro di Annie Grace. Sì, l'avevo notato questo libro, infatti mi ha incuriosito abbastanza. E beh, la possibilità di leggerlo. Meglio di niente. Ok, sperando che non crolla la pila lì. Poi abbiamo Lisa Marco Klund, Freddo Sud, sempre thriller. No, io sono contenta perché adoro i thriller. Quindi più ho la possibilità e meglio è. Michael Crichton, Rivelazioni, Super Pocket, mamma mia che carattere enorme qui. Eccolo qua. Poi, Il diario segreto di Don Giovanni, Douglas Carton Abrams. La copertina, tocca levare sempre questi bollini gialli, piano piano. Gli ultimi tre libri sono Una ferita aperta di Diane Emley, eccola, Flashpoint, 2,99 euro, che carina, forte però, la copertina è molto bella, eccola, e l'ultimo, L'archeologo di Arthur Phillips, Libri Oro Rizzoli, ce l'ho questa edizione, un altro libro si chiama Il Circolo Dante, mi ricordo, molto belle queste copertine, abbastanza particolari che riflettevano a bomba la luce proprio. Eccoli, questi sono i libri che mi sono stati regalati ieri, pila, vedi, non cadere assolutamente, se no, ecco, sono stati regalati ieri pomeriggio, ci tenevo a farveli vedere, ho unito questi due video tra libraio e libri in arrivo, hanno trovato una nuova casa, io li ospito volentieri ovviamente. E niente,
Questa è la rubrica di oggi mischiata con questi nuovi arrivi per iniziare al meglio il mese di dicembre. A fine mese, come suggerito mi da un mio carissimo amico che commenta molto spesso i miei video, a me fa molto piacere, è Luca e lo saluto, mi ha chiesto di fare una sorta di video tag, diciamo come sono andate le letture del 2013, quanti cartacei ho letto, qual è stato il più bello, il più brutto, quanti book ho letto, il più bello, il più brutto, lo stesso, avevo delle alte aspettative, qualche libro mi ha deluso, eccetera, esperienza a che fare con i libri, ad esempio posso parlare anche brevemente di Luca Comics. Quindi di fare una sorta di video tag, però no a domande, faccio discorso libero, senza domande vincolanti, a fine mese. Ovviamente, diciamo, l'ho fatto anche l'anno scorso per dire come erano andate le letture e voglio vedere su Anobi anche quanti libri sono riuscita a leggere quest'anno, sperando che i libri ne siano stati di più rispetto all'anno scorso, perché ho avuto molto più tempo dopo la laurea quest'anno, eccetera. Quindi spero di averne letti molti di più. Va bene, io vi ringrazio di cuore che siete sempre tanti a commentare, aggiungetemi su Google Plus, altrimenti io non posso commentare i vostri commenti, non posso rispondervi, io ci tengo tanto, quindi aggiungetemi nelle vostre cerchie di amici, conoscenti, quello che volete voi, però l'importante è che rientri nel vostro profilo Google Plus, almeno posso commentarvi perché è una cosa che a me fa tanto piacere. Le prossime video recensioni già ve l'ho anticipato, il richiamo del cuculo io prima di te, sicuramente. Prossime letture, il segreto della notte di CJ Dougherty e molto probabilmente Città di vetro, il terzo di Shadowhunters, perché voglio sapere assolutamente come va a finire. Ma ho talmente tante altre saghe da completare, da continuare a leggere, che ne sono veramente tante, però ecco, piano piano ho deciso di leggere questi due libri, quindi le mie prossime due letture saranno proprio queste. E in ebook devo vedere, perché appena finisco Gabriel's Inferno o leggo il seguito o me ne leggo un altro, e ne ho tanti sul covo, quindi c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Se voi avete letto uno di questi libri che vi ho fatto vedere, che mi sono stati regalati dalla mia vicina, fatemi sapere se vi sono piaciuti, giusto per sapere anche delle altre impressioni, perché alcuni, cioè alcuni, tanti titoli di questi qui per me sono sconosciuti, perché il panorama letterario ne è talmente tanto, tanti titoli, tanti generi, che è impossibile stare dietro a tutto. Quindi ben vengano i vostri commenti se l'avete letto, l'avete apprezzato, non vi è piaciuto, eccetera, senza fare spoiler, quello sempre. Va bene, questo è stato un video abbastanza lunghetto, niente, lo concludo augurandovi buone letture e ci vediamo le prossime settimane con le video recensioni e le video rubriche. Ciao a tutti!